Allora, bambini, continuiamo la nostra lezione sulle pianure, parlando del clima. Come potete osservare da questa foto, noterete tanta nebbia. Dove troviamo questa nebbia? Nella pianura? Soprattutto nella pianura padana, naturalmente. Perché si forma la nebbia? La nebbia è causata dalla forte umidità e quindi dall'assenza di vento che porti via, che permetta il ricambio dell'aria. Quindi questo ristagno dell'umidità crea del vapore acqueo che a contatto con il suolo freddo si condensa formando la nebbia. E dovete sapere che la pianura padana è la zona più inquinata d'Italia perché insieme al ristagno dell'umidità c'è il ristagno delle polveri sottili e quindi dell'inquinamento, anche perché lì, essendo una zona ad alta densità industriale, purtroppo l'inquinamento è molto elevato. Vediamo un po' che il clima è continentale. D'inverno, quindi è molto freddo e le estati sono molto calde. L'umidità quindi condiziona il clima della pianura. E vi assicuro che per chi ci ha vissuto come me, tutta questa umidità anche d'estate non è molto piacevole. Le zone invece che affacciano sul mare sono più fortunate perché il clima è più mite e quindi il passaggio dei venti consente un ricambio di aria. Andiamo a vedere adesso la flora e la fauna. Per quanto riguarda la flora e la fauna delle pianure, abbiamo detto che l'uomo ha disboscato, ha tolto tutta la vegetazione spontanea, non tutta, ma quasi tutta, perché ha urbanizzato praticamente la pianura e l'ha adattata anche all'agricoltura, quindi ha creato dei campi da coltivare e ha dovuto, per fare questo, eliminare la vegetazione spontanea. Dove la troviamo? Troviamo soprattutto pioppi, salici, tigli e aceri. Mentre nelle pianure, del sud, sul litorale, abbiamo la, nostra bellissima macchia mediterranea. Gli animali che un tempo vivevano nelle zone, paludose e nelle foreste, si sono dovuti naturalmente adattare, quindi da queste zone sono più o meno scomparsi e abbiamo più animali allevati dall'uomo per ricavarne carne, latte e pelli. In alcune zone protette si trovano ancora degli animali come i germani e altri uccelli migratori, l'abbiamo visto anche a Torre Flavia, se vi ricordate. Nelle campagne purtroppo vengono usati dei serbanti per eliminare l'erba e i pesticidi per impedire agli animali di mangiare i cibi e quindi non si trovano più gli animali che mangiavano quei cibi. Ed ecco un altro motivo per cui dovremmo cercare di favorire l'agricoltura biologica. E di cercare di mangiare cibi biologici, perché i pesticidi sono molto pericolosi per tutti quanti, non solo per gli animali. L'uomo, abbiamo detto che è andato a vivere in collina perché la pianura era malsana. Allora, cosa ha fatto l'uomo per rendere la pianura abitabile? Ha bonificato i suoli, perché 150 anni fa, pensate che la maggior parte dei terreni della pianura non erano coltivabili perché erano paludosi. Allora l'uomo che ha fatto? Ha creato dei canali per far scorrere l'acqua e evitare il ristagno e quindi, fornendo
favorire il passaggio dell'acqua per bonificare i suoli. La bonifica così ha consentito di eliminare malattie molto pericolose come la malaria. Le pianure d'Italia bonificate sono parecchie, sono molte, soprattutto nel Lazio. Abbiamo l'Agropontino, poi abbiamo in Toscana la Maremma, abbiamo la pianura di Metaponto, la pianura e alcune pare anche nella pianura padana, nella zona del Delta del Po. I romani sono stati quelli che hanno bonificato le aree malsane e, per renderle salubri, quindi salutari. Con la caduta dell'impero romano, i lavori vennero interrotti e ripresero dopo il 1860. Guardate quanto è bella questa foto, risale al Novecento e sono dei lavoratori che, dei contadini che lavorano il riso. È una risaia. E qui mi viene spontanea la battuta, non ci posso fare non posso fare a meno di farvela. Non è una risaia perché ride, è una risaia perché viene coltivato il riso. Ci siamo? Ok. Guardate, questa invece è una tipica cascina nel territorio di Gaggiano, nella provincia di Milano. Una bellissima cascina, perché è una casa tipica della pianura. La cascina al nord e la masseria al sud erano gli elementi del paesaggio come case. Questa infatti è una masseria nella provincia di Catanzaro in Calabria. Le cascine comprendevano, oltre alle abitazioni, anche la stalla, i fienili, la legnaia, i granai, i locali per la lavorazione del latte, il mulino, i forni, la scuola, la cappella. Era praticamente una piccola comunità che si creava intorno a queste strutture. Ed erano situate in mezzo alla campagna e a volte erano circondate dai muri per difendersi dai ladri. E in mezzo c'era un pozzo, una fontana e in alcune c'era anche una torretta per controllare il lavoro dei contadini nei campi. Oggi troviamo ancora le cascine e le masserie. Ma spesso le vediamo in maniera diversa, sono cambiati perché i contadini sono diminuiti, i potenti macchinari hanno sostituito quindi le persone e allora c'è bisogno di meno manodopera e anche tutta la società che si era creata intorno a queste masserie, intorno a queste cascine, è venuta meno. I fienili quindi sono stati sostituiti da grandi silos, per conservare il foraggio per il bestiame, quindi il cibo per il bestiame. I macchinari hanno cambiato l'aspetto delle stalle, dove ogni mucca ha la sua postazione e tutto avviene in maniera automatica, dalla mungitura alla distribuzione del foraggio e alla pulizia. Vediamo un po' l'attività della pianura. Come potete osservare, questa è una risaia. E l'agricoltura praticamente ha cercato di sfruttare tutto il territorio possibile. Nella pianura padana troviamo soprattutto le risaie, quindi viene coltivato il riso. Come sapete, il riso per crescere ha bisogno di essere immerso nell'acqua, le piantine di riso devono essere immerse nell'acqua. Per questo si trovano in zone queste colture dove c'è abbondanza di acqua. E purtroppo si avvalgono anche di pesticidi e fertilizzanti. L'agricoltura biologica fortunatamente sta prendendo anche piede e si evita l'utilizzo di prodotti chimici e si rispetta così l'ambiente. L'allevamento di bovini, suini, ovini e pollame è di tipo intensivo. Adesso non è più lasciato libero a pascolare come accade in montagna o in collina, ma sono tutte strutturate, tutte queste gabbie che contengono gli animali, io le chiamo gabbie, sono strutturate per far fruttare al massimo tutta la produzione.
L'industria produce alimenti, cibi freschi e conservati, quindi abbiamo l'industria alimentare, abbiamo le industrie conserviere, dove vengono lavorati prodotti che devono essere conservati, come le marmellate, le conserve, tutti i prodotti praticamente che noi poi troviamo al supermercato. E ci sono le fabbriche. Che dove vengono prodotti i tessuti di ogni genere e abbiamo tantissimi quindi manufatti. Le vie di comunicazione, la pianura favorisce la costruzione di vie di comunicazione anche per il trasporto delle merci e delle persone. Quindi troviamo aeroporti, strade, ferrovie, che agevano lo spostamento delle materie prime e i prodotti finiti che vengono distribuiti ovunque. Quindi la costruzione di strade e autostrade in pianura non comporta dei grossi problemi perché il terreno, essendo pianeggiante, permette di oltrepassare il problema delle curve, come avviene nelle montagne, e quindi non sono necessari né gallerie né viadotti e questo riduce molto i costi. Meno chilometri di strada, meno gallerie e viadotti. E riduce naturalmente anche i tempi di percorrenza perché non ci sono le curve che possiamo trovare in montagna. Allora, bambini, per studiare ricordate di usare sempre il pensiero computazionale. Quindi ponetevi delle domande, il libro vi aiuta. Come erano un tempo le pianure? Non prendete esempio dal mio. Andiamo a prendere la gomma, cancelliamo questo proprio. Ok. Non me lo fa cancellare. Ecco qui, cancellato. Allora, come erano un tempo le pianure, come oggi il paesaggio pianeggiante, qual è l'origine delle pianure, quali sono le maggiori pianure italiane, e quindi abbiamo la pianura padana, poi il clima, la flora, la fauna, la bonifica delle pianure e l'attività delle pianure. Ricordate, costruite una bella mappa come argomento finale della pianura. Aspetto le vostre belle mappe colorate. Mi raccomando, un bacione!